Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video. Oggi siamo su WWE 2K22 e andremo a platinare il gioco, finalmente. Perché mi manca l'ultimo trofeo, che è quello di completare tutte le sfide carriera. Come potete vedere, me ne manca soltanto una, questa qua. Vinci 100 match nelle torri settimanali. Io sono su 99 su 100. Ho dovuto fare 500 vittorie totali. Ho dovuto sbloccare delle carte speciali, ho dovuto fare tutte queste cose qua, è stata veramente lunga, forse l'unico modo, se non ci fosse stata questa modalità, il platino l'avrei avuto già mesi fa. Come potete vedere ho accumulato 68.000, ho comprato praticamente quasi tutto. Vedi qua 20 su 20, 18 su 20, 19 su 20, 20 su 20. Tutte le carte viola, le carte diamanti, praticamente ho comprato soltanto queste tre. Più ne ho sbloccata una nei terreni di prova, che sono veramente difficili se le fate a leggenda, però le ho fatte tutte a leggenda. No, questa qua non lo faccio perché non è, per fortuna non è stata indispensabile per il platino. Ma non lo so, c'era una sfida, una delle sfide più difficili era quella che ti richiedeva di avere 5 carte diamante. Io praticamente ho sbloccato questa qua, poi ne ho comprate 3 là, con 4 carte diamante mi ha dato lo stesso la sfida. Questo è il mio team, sia femminile che maschile. Vi consiglio di usare questa carta Samoa Joe una volta che la sbloccate perché praticamente quando fa gli attacchi rapidi col quadrato, i pugni, dopo 3-4 attacchi stordisce subito l'avversario, quindi potete fargli qualsiasi mossa e vi facilita molto di molto le sfide. E Asuka per le sottomissioni, perché praticamente giocando a difficoltà, mettendo la difficoltà facile con quel trucco che ho messo io in un vecchio video sul canale, vi permette di fare le torri, praticamente questa modalità qua, ecco, adesso vi faccio vedere, nelle guerre tra fazioni vi permette di scalarle tutte velocemente. Infatti ne ho vinte 320, però non volevo arrivare fino a quelle diamante, che c'era Randy Orton, Becky Lynch e Undertaker, però non mi servono. Ora mi manca soltanto di vincere un altro match delle torri settimanali, e siamo praticamente, abbiamo preso quest'ultimo trofeo, tutti gli altri trofei del gioco li ho fatti. Devo dire che mi è piaciuta molto questa modalità, mi sono veramente divertito, è stato veramente un antistress, devo dire, molto molto carina come modalità. E devo completare questo match, facendo questo match andremo a platinare il gioco. E se vi faccio vedere anche perché siamo a Joy. Guarda, innanzitutto toglie un sacco. E poi praticamente basta fare quest'attacco li vale come, non lo so perché, ma questi due attacchi che sono forti come delle mosse speciali o delle mosse finali. Perfetto. L'eliminazione, che palle. Un bello schema. Come così. No, non me lo tolgo più dai coglioni. A posto, è finito. A posto, andiamo a platinare il gioco. E ha riscattato anche l'ultimo premio delle sfide. Samoa Joe, The Undertaker, and
Trofeo guadagnato, un'incredibile carriera. Tutti i trofei ottenuti, trofeo guadagnato. E abbiamo platinato WWE 2K22. Vai così, ragazzi. Un altro platino. Dopo Gran Turismo 7 si aggiunge anche questo. Visto, nonostante non sto avendo tempo, riusciamo piano piano. In me ci abbiamo messo, diciamo, 2 mesi per platinarlo. Anche di più, mi sa. Sì, 3-4 mesi ci abbiamo messo. Però ne è valsa la pena. Mi sono divertito, dai. È bello anche quando i giochi durano tanto, però alla fine li platini, perché alla fine li paghiamo tanti soldi. Questo qua l'ho preso appena uscito, quindi boh. Ma solo perché sono un grande fan del wrestling, lo seguo ancora oggi, quindi ci stava. Se no, io di solito aspetto sempre che abbassa un gioco prima di comprarlo. Vabbè, niente, quindi anche con WWE abbiamo finito. Forse vi porterò qualche video della carriera che ho ancora, da caricare, però poi non penso che vedrete altri video. Alla prossima, ciao a tutti da Tiger.